mega festa dell'ultimo dell'anno. Vedi, ciò, vedi che proprio cade a fagiolo questo gioco. Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Airless Games. Oggi un gioco nuovo, un gioco molto particolare che ho trovato su Steam e non voglio spoilerarvi niente, andiamo diretti, cominciamo un nuovo gioco, è solo in inglese questo gioco, quindi bisognerà impegnarsi un po'. Allora, qui dobbiamo scegliere intanto l'apparenza del nostro personaggio e poi la bio. Poi il ciuffo oggi ce l'abbiamo, quindi potrebbe anche essere. Tanto uno vale anche abbastanza l'altro. Allora, questo personaggio, praticamente tu sei nato a Birmingham e sei cresciuto nella strada, però comunque una buona strada, quindi non sei messo particolarmente male. Sei andato a scuola, studiavi molto, ti piaceva leggere Dickens, Shakespeare e piacevano molto ascoltare gli insegnanti e l'horror. Poi però un giorno una lettera, per colpa di un, ma qui dice grazie, però penso per colpa di un nonno nordico e di una lettera di immigrazione che è sparita, tu praticamente ti è stata revocata la tua cittadinanza. Che è una roba strana. Andiamo a vedere il resto, cosa dice. Allora, quest'altra invece di storia dice praticamente che noi siamo andati a Bath, che non so dove sia, sicuramente a Londra, che non so dove. E siamo figli di spagnoli, lavoratori charity, fanno da carità. Eri un bravo ragazzo, un ragazzo tranquillo. Hai aiutato i tuoi genitori nella loro casa di riposo al mare e sei diventato un grande esperto di sidro. Quando loro sono morti, tu hai continuato la loro eredità, hai continuato a lavorare lì, ma è arrivata la lettera. Praticamente la nascita non dà il diritto alla cittadinanza, quindi tu sei ufficialmente considerato spagnolo. Ufficialmente sei considerato spagnolo, eccetto sfortunatamente in Spagna. Andiamo a vedere l'altro, sono tre infatti. Allora, questo dice che tu sei nato a Londra, suono di Bow Bells, non so cosa siano, e sei cresciuto sulle ginocchia di tua nonna, ascoltando la sua storia della guerra e come è scappata dalla Francia. Poi è arrivata la lettera, il divorzio è dichiarato e lei si arrende alla cittadinanza, per la cittadinanza britannica. Il resto dell'albero genealogico della tua famiglia è stato abbattuto. Non ho capito niente di questo, però va bene. Andiamo avanti. No, sarei per essere quello spagnolo. Allora, noi siamo alla festa della mega festa dell'ultimo dell'anno. Vedi che proprio cade a fagiolo questo gioco. Festeggiamo il primo dell'anno. Allora, andiamo dal capo e sentiamo un po'. Prego, ci mancherebbe. Nuovo anno, Evil Ball, la cosa più importante dell'anno, va bene. Prendi le tue cose. Money.
Poi abbiamo messo la voce da uno che ci dà di Marlboro rosse, tra l'altro. Va bene. Andiamo a equipaggiarci. Ok, ci abbiamo il contatore degli ingressi e il coso delle comunicazioni. Se ne devo dire ancora niente. No, basta. Non si... Sì, andiamo. Via, startiamo. Allora. Siamo aperti. Posso entrare soltanto chi ha il biglietto. Ok. Queste sono le telecamere. Ok. Perfetto. Mi dia il biglietto. Monday, prego, può entrare. Prego, anche lei può entrare. Monday, non c'è molto da controllare. Non ticket, Monday, perfetto. Adesso vediamo quanto durerà questa tranquillità. Cosa c'è scritto qua? Allora, seleziona il tipo, ok. Prendi il biglietto, controllalo e fallo entrare. Va bene. Monday, va bene. Monday. Va bene. Bestia. Perché siamo stati noi? Ok, 1 gennaio 2018. Siamo in galera. Allora, questo è un anno prima gli avvenimenti, giusto? L'eredità? Allora, Dipartimento dei Euro Alliance sarebbe gli extracomunitari. Persona... Ah, benvenuto a relocazione, blocco di relocazione B, la tua richiesta di residenza è stata rifiutata, qui c'è, troverai il visto. Qui non ho capito un accidente di niente, per mantenere la residenza, il tuo stato di residenza, guadagna 2005, non lo so. Il mio lavoro è il bouncer, sarà appunto quello che abbiamo fatto prima. Vabbè, l'agente dell'integrazione Jup mi contatterà. Ok, fa la visita per aiutarmi con l'orientamento e tutto. Va bene, ok. Poi che devo fare? Press home button. Non è che sia proprio chiarissimo quello che c'è da fare, eh? Non lo è proprio per niente. Ah, ok. Mi ha portato da posta e un telefono. No, questa è la mia borsa. Cosa c'ho qua? Ah, questo è il visto. Ok.
che è valido un mese, quindi noi dobbiamo lavorare, se non lavoriamo ci cacciano. Perfetto. Queste sono le lette, questa è tutta la nostra roba. Non va bene. Sì. Ah, scusate, questo è il telefono, perché non avevo mica capito. Premi il tasto home, non avevo mica capito che era quello, lo giuro. Quindi sta accendendo adesso sto trabiccolo. Sta setappando. Hello, ciao. Vabbè, ma non è che mi... messa giù. Carne fresca. Aspetta! Ok, welcome back. Tuesday to expand a few. Ok. Va bene, ok. Va bene, niente. Andiamo andare a dormire e poi. Ah, vedi. Il mio lavoro è andare a dormire adesso. Perfetto, andiamo a dormire. Non c'è ben niente da fare. Dove è il problema? Ok, questo è il 2 gennaio. Notizie, va bene. Ma chi se ne frega della politica? Dobbiamo andare. Se accettiamo il lavoro ci fa uscire. Buono. E se questo è il 2, ok. Ah, ecco, visto. Cioè, manca un anno a quell'evento là dell'inizio. Quindi ci ha un po' spoilerato che noi abbiamo fatto una specie di salita, di scalata al successo. Allora. Sì, sono proprio io. Ciao Dave. Vabbè, se la notte è tranquilla, meglio. Va bene. Prendo la carta d'identità, devono avere 18 anni. Ok. Ok, se ne faccio. Ok. Se ne faccio 5 mi pagano, se ne faccio di più mi danno un bonus. Ok, va benissimo. Cominciamo. Dov'è il problema? Vabbè, la telecamera adesso. Adesso si mettono in coda. Cioè siamo in mezzo alla campagna, però si mettono in coda. Perché... salve. Mi facci vedere. Allora. Dell'81. Ah, voglia che c'è. Ok. Poi cosa devo fare? Ah, vedi che ti dice. Maggiorenne deve essere nato prima del 2000. Ah, voglio. Ah, voglio se questo è nato prima del 2000. Dai, su. Qua il tempo. 2001, ti arrangi. Addio. Mi di grazie. 75. Ah, voglia. Mi di. Cosa succede? Non ho capito cosa voleva dire, però va bene. E 77 a te, a voglia. Avanti il prossimo. 84.
Prego, prego. E abbiamo messo una voce che è terribile. Prego. L'86. Ah, ma magari devo anche controllare il coso. Ah, va bene. Dobbiamo controllare anche la scadenza. 2 gennaio. Questa è nata dopo, quindi... Ciao. Ciao, ciao. Mi dici? Giugno 2018, entrare, vai. Non lo so, non me l'ha detto la data di scadenza, però io guardo anche quella a sto punto. 97, prego. Ne ho fatti passare 5. Quindi mi pagano, però non c'ho il bonus. Vabbè. Non ho fatto niente di male, no? È andata bene, mi hanno pagato. Anyway, another job tomorrow if you're up for it. Ma voglio. Domani ci sarà un altro lavoro. Non ho capito se è sempre qua o no. Però pace. E abbiamo 10 dollari. Ah, aggiorniamo. No, che figo. Ma ci vogliono dei soldi, immagino. Immagino. Eh sì. Però. E niente, andiamo a dormire, dai. Non è male sto gioco, è un po'. Tipo Paper Please, però tutto in inglese. Ehi, ehi, ehi. Tuo vicino è amichevole da legge. Regular honest folks, job you, Everest, were born for. Va bene, quindi. Ah, domani mi vieni a trovare. Chi se ne frega, cioè. Take a job, andiamo. Allora, sto giro c'è anche uno che dorme. Va bene. Sì, grazie, grazie. Sì, lavoriamo in armonia. Va bene. Dai. Allora, butta fuori chi ha problemi. Ah, ecco, vedi, con la carta d'identità scaduta. I tuoi occhi. Non la carta d'identità. Vabbè, underage, ovvio. E oh, qui fa un attimo il riassunto, perfetto. Quindi. Carta d'identità scaduta e minorenni a posto, no problem. Madonna quanto parli, non c'è bisogno. Dai. Ah, ne vuoi 10? Ci sono tanti, dobbiamo essere velocissimi. Dai. Mi di
Allora, Skyrim 2021 va bene, l'81 va bene, prego, avanti il prossimo. Questo è del 91 e scade a settembre 2021, va bene. Avanti il prossimo, velocissimo bisogna essere qua. Dell'87 scade nel 2020, va bene. Adesso siamo nel 2018. Del 73 scade a dicembre 2018, va bene. Avanti. È del 91, scade a febbraio 2018, va bene. Poi gennaio 2020 torna al 97, va bene. Questo qua c'è il delinquente. È del 91, no? Va bene. Quella lì con la panza di fuori. Però. Non so cosa vuol dire, ma ok. 98, scade nel 2020, va bene. Te secondo me sei sospettissimo con sta panza. 2020, 92, no, va bene. Finisce alle 23, no, voleva dirmi che siamo a metà serata, ok. 73 scade nel 2020, va bene. L'88, 2020, va bene. Vai che ce la facciamo. Madonna mia. 2014, sono scaduta, dai. 2014 2020 76 va bene. Dai che voglio il bonus. Settembre 2018 84 va bene. Dai veloce. Del 93 19 va bene. Dai ancora uno veloce. Dai che mancano 10 secondi. 2020 80 va bene. Preso il bonus. Preso il bonus, no? Vai. Ah, infatti dico, non finiva la... Ok. 16, eh? Amico. Infatti 16. 16, tanta roba 16, eh? Perché euro mi chiamano? Ah, me l'hanno dati 40 sterline, eh? Tanta robina. Ah, quindi c'ho anche il livello, probabilmente gli upgrade saranno dati dal livello. Grazie. Cosa? Lo vedremo. Oh, questa è la mia vita adesso. Può essere. Dai, abbiamo $40. Ah, penso che a questo punto, quando io salirò al livello secondo, mi sbloccherà questo. Penso. Ma lo scopriremo solo giocando. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia. Spero che questo video vi sia piaciuto, che questo gioco, anche se è un po' incasinato con l'inglese, però nel senso spero vi sia piaciuto, che vi siate divertiti assieme a me a giocarci, a provarlo. E fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se vi va lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con i vostri amici, attivate la campanella, seguitemi su tutti i miei social e seguitemi anche sul mio canale di Gadget, Orlas Gadget, che è comunque tutto scritto qua sotto in descrizione. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Orlas Games. Ciao a tutti ragazzi.